alla vostra salute. Un disegno, un bicchiere d'acqua. Già, questa è l'ardua sfida che mi distruggerà oggi. Anche se molti di voi potrebbero dire: ma Richard, bere acqua fa bene. Scopriamo se è vero. Secondo me non puoi così tanto. Quindi che cosa consiste questa sfida? Qui ho dei bicchierini d'acqua, e ogni volta che completerò un disegno dovrò berne uno. Molto semplicemente. Cosa potrebbe mai andare storto? Se non per il fatto che appunto non mi fermerò finché non andrò in bagno, e cercherò di resistere il più possibile. Quindi vediamo quanto il mio corpo potrà resistere. Si aprono le scommesse. Qui abbiamo la chat che mi suggerirà dei disegni, e inoltre ci saranno ovviamente una serie di bruttissimi imprevisti che Kama ha ideato per noi. E il nostro Corrad, anche nazionale. Coma e Carrad. Sono proprio i nostri nomi. Già non ci capisco niente. Forse ho bisogno di liquidi. Beh, inizierei col bere il primo bicchiere d'acqua, giusto così, perché sento la voce un po'. Prego. Grazie mille. Alla vostra salute. Mi piace questa sfida. Ci voleva proprio. Ogni bicchiere è da 10 centilitri. Qui ci sarà una fila di 5 bicchieri che andranno a costituire mezzo litro. In live mi avevano chiesto una persona con la testa a stella. Facciamo una persona con la testa a stella. Molti potrebbero chiedersi: ma perché sto disegnando una persona con la faccia a forma di stella? E la risposta è semplicemente: ma perché non ve fate un po' i cavoli vostri? È buono qui, è buono qui. Let's go! Bere fa bene. Per ora. Secondo disegno. Qual è il prossimo disegno che si potrebbe fare? Tipo un gattino spaziale che gioca con la luna. Quanto ha saltato quel gatto per prendere quella palla? Ha saltato abbastanza. Ecco qui il nostro gattino spaziale che introduce il prossimo bicchiere. Oh, 20 centilitri d'acqua. Sono ancora fresco. Per ora. Infatti. Ho appena letto qui che un uomo può bere fino a un litro d'acqua all'ora senza problemi. Oh cavolo. Devo andare un po' più lento allora. Se ne bevi di più, i reni potrebbero andare in overwatering. Non fatelo a casa. Io posso farlo perché sono un esperto bevitore d'acqua. Bere tanto fa bene, ma nell'arco della giornata. Prossimo disegno. Richard che disegna, Richard che beve, vai. Che intanto Conrad sta preparando qualcosa. Che sta preparando? Sta preparando dei bicchieri, ma... Come ma? Che significa ma? Diciamo che sta preparando dei bicchieri, però vedo che in alcuni c'è un cerchio rosso. Non so perché ci sia un cerchio rosso. Che significa c'è un cerchio rosso? Sì, certo, abbiamo Light Yagami qui in studio. Bene, allora, questo qua sarò io tra poco. Non so se per la quantità d'acqua che ingerirò o per il fatto che qui mi avveleneranno. Prossimo disegno. E prossimo bicchiere d'acqua. Siamo già quasi a mezzo litro. Disegna Conrad malvagio. Disegniamo Conrad malvagio. Ecco qui il nostro bellissimo Conrad con le sue magnifiche espressioni. Questo bicchiere valeva proprio la pena berlo. Alla vostra salute. Ok. Questo mi sta un po' rimanendo qua. Prossimo disegno, vediamo. Cosa mi suggerite? Un riccio meteorite. Però un riccio meteorite come potrebbe essere? Visto che siamo di nuovo nello spazio, boom, aggiungiamo anche il pianeta Terra, aggiungendo l'Italia, perfetto. Tutti gli altri paesi non hanno importanza. Chissà se in Giappone disegneranno il Giappone, credo di sì. Tu lo sai, la forma del Giappone. È un'isola banana, tipo. Vai, disegnami il Giappone. Come te lo ricordi, bro, eh? Vogliamo proprio vedere quante persone elimini nella tua cartina. Guardate esattamente la forma del Giappone, eh? Faccio un isolotto qui. Giappone, palese. Questo è il Giappone. A Dario Moccia, commenta sotto questo video. È così il Giappone? A forma di peperoncino? Fateci sapere nei commenti se avete riconosciuto il Giappone in quella figura. Nel frattempo, ecco qui il nostro riccio meteorite. E questo è il quinto bicchiere. Ma? Come ma? C'è un imprevisto. Il singhiozzo.
Ma non ce l'ho il singhiozzo? Ma potrebbe arrivarti. Gli studiosi dicono che se bevi a testa in giù, lo previeni. Come cacchio faccio? Questo gli studiosi non ce l'hanno detto. Conrad, versamelo al contrario, per favore. Questa cosa andrà a finire malissimo. Dai, sbrigati. Sei pronto? Non è finito, eh. Come non è? Un quinto. Butta giù. Va bene. È impossibile. Che qualcuno mi aiuti. Gli studiosi hanno torto marcio. Ma è proprio contro natura. Come fanno i pipistrelli? Aspetta. Censura questo. Eccolo lì. Perché ridi? Aspetta. Perché questo è verde? Posso fare così e no, mettere come... sono numerati. Il prossimo disegno sarà un disegno molto impegnativo. Mi richiederà almeno un'ora di tempo. Ma magari la sfida finirà prima. No dai, fidati, non sono stato così cattivo. Peone. Il prossimo disegno... Allora, io farei un coniglio gentiluomo. Coniglio, so, perché me l'ha insegnato Francesca, il naso ce l'ha così, a V. Io imparo, non dimentico. Guarda, sta riempiendo d'acqua tutti i bicchieri. D'acqua, me lo giuri? Sì, sì, c'è acqua. C'è acqua? Boom, ecco qui il nostro coniglietto. Si investaglia perché è proprio un riccone questo coniglio. Quindi, sorpassato mezzo litro, sempre più vicino a un litro. Tanto io lo so che adesso sto bene. Cioè, arriverà di botto la sensazione di dover andare in bagno. C'ho la nausea per colpa di aver bevuto prima a testa in giù. Davide, dimmi un disegno da fare. Una ragazza con quattro palloncini in una mano e sta volando. Va bene. Devo dire che questo è venuto fuori proprio carino, simpatico. C'è poi questo tocchino di nuvole qua, davvero molto molto bello. Oh, ci avviciniamo al litro, quanto è passato? 45 minuti. Quindi non è un rischio per la mia salute, per fortuna, tranne arrivare a quello. Prossimo disegno, disegniamo Hulk, o almeno la mia reinterpretazione di Hulk. Sembra un misto tra l'anziano di Up e Hulk. Sai che con la vescica piena disegni meglio del solito? È ovvio, perché l'acqua fa bene al cervello. Siamo fatti al 125% d'acqua. Pensate che io stia scherzando? Controllate su Bing. Questo è il nostro Hulk e dovremmo berlo. C'è un buon odore. È buono. Cos'è? Kiwi. È una bevanda al gusto kiwi. Grazie. Rimanere idratati con gusto. E adesso di botto il corpo dice: oh, c'è mezzo litro d'acqua, espelliamolo. Prossimo disegno. Andiamo con un design di una donnina per tornare alle origini. Sembra quelle donne che gestiscono gli orfanotrofi. Sembra appunto presa direttamente da Promise Neverland, okay. Sì. Fatto. Quindi questo qua è il nostro personaggio. Mi piace anche questo mento così particolare. Beviamo il prossimo. Alla vostra salute. È il nono. Tra poco facciamo un litro. Tra l'altro mancano 3 minuti alla prima ora. Sei un'ora un litro. Sei proprio in linea. Meglio per il mio corpo. Un troll kibi. Come hai fatto un troll? Disegno la mia idea di troll. Evviva! È arrivato Topo Gigio! Praticamente sono io col berretto. Non sei tu col berretto. Finito il disegno. Ma ci sono i lupi? Questo bicchiere suggellerà il litro. All you can drink, baby. Il baby alla fine rende tutto inquietante. Oh no, questo frizza ed è come secondo. Oh mio Dio, ma ci hanno sputato dentro. Fa veramente schifo questo. Nel frattempo io farei una pausina per lanciare il secondo imprevisto.
abbasso il galateo. Durante tutta la manche dovrai sorseggiare in modo rumoroso, proprio da maleducato, costantemente. Quindi dovrai dosare molto bene quello che devi bere. Come cacchio fa un bicchiere da caffè a durare 5 minuti? Questo lo devi dire almeno tu. Mi dispiacerà per le vostre orecchie, ma... Come faccio a disegnare? Già ne ho finito mezzo così. Poi questo rumore ricorda anche un po' quello della pipì, no? No! Se ti ricorda la tua pipì, tu hai un problema. Vorrei provare a disegnare un cervo a memoria, perché non me lo ricordo. Quanto fastidio dà, non posso neanche vedere praticamente. Devo sbrigarmi a fare questo disegno, mi sta sulle scatole. Sembra la mocca. Eccolo qua, fatto. Sento ora sulla punta un po' qualcosa che preme. Sulla punta della vescica, intendevo. Effettivamente, com'è fatta una vescica? Disegno biologico. Come è fatta la vescica del corpo umano? Proprio la vostra, che avete proprio in questo momento. Già, perché tutti noi possediamo una vescica. È una cosa che accomuna tutti gli esseri viventi che hanno una vescica. Quindi, la vostra vescica è per lo più simmetrica, credo. Fa così. E questa è la parte simmetrica. Poi fa così, perché c'è un pezzettino in cui la... Sì. È un bicchiere. È la vostra vescica. Contiene liquidi, quindi sembra proprio un bicchiere. Già la natura ne inventa una più del diavolo. In più, visto che deve contenere, a un certo punto la vescica diventa così, dove dentro ci sono tante sacche. Uno ha detto: ma che cavolo ti guardi, è scemo? Io non sono scemo, vi sto spiegando com'è fatta la vescica del corpo umano. Quindi queste sacche a un certo punto si aprono e rilasciano un liquido. Già è qui che le cose si complicano, perché o esce in questa direzione o esce in quest'altra. Già, finito. Il corpo umano è veramente uno strumento meraviglioso. Fatelo vedere ai vostri professori. Loro hanno in mente la vescica prima degli anni 90, ma questa è la vescica della generazione attuale. Beviamo e vediamo cosa ne pensa la mia vescica di questo. No! Sembra ci sia del luppolo qua dentro. Forse, o forse no. Sì, c'è del luppolo. Che schifo! Come fa a piacervi una cosa del genere? Fa schifo! Che poi tutti dicono, poi me ne prendo una grossa così, perché tanto è come l'acqua. Bevi l'acqua! Bevi l'acqua che ti fa bene, non sta roba. È istantaneo. Scesa giù e vuole uscire. Una medusa greca. Andiamo sulla mitologia. Bello. No, una medusa animale, però è greca. Ma hai rovinato la battuta. Grazie! Ti ricordi come si faceva la grechina tipo a treccia? Mostramela, per favore. Fai tre linee, tre linee, tre linee. Poi unisci questa con questa e questa con questa. E hai fatto una treccia. E magia. Nuovo tutorial sul canale Richard HTT Tutorial. Grazie Gama, ti sei meritato il tuo stipendio, bravo! Ecco qui la nostra medusa. Ti piace? Vai, bando alle ciance. Ci avviciniamo a un litro e mezzo. Ci stiamo avvicinando a uno e mezzo, sì. Ho bevuto così tanta acqua e liquidi che il mio cervello, wow, sta iniziando ad andare velocissimo. Che disegno? Un coleottero così forzuto che esce dalla bocca di una pianta piranha. Metti un attimo in pausa la matita che ti mostro il terzo imprevisto. Chef Conrad. Come Chef Conrad. Il prossimo bicchiere che berrai sarà un intruglio preparato dal nostro Chef Conrad. Cosa metterà all'interno? Non lo sa nessuno, forse neanche Conrad stesso. Ma vai di là, perché non puoi prepararlo qui davanti a me, per favore? Te ne ho qui, che sarà già pronto, ovviamente. Grazie mille. Ecco qui il nostro coleottero che esce fuori dalla pianta carnivora. Ma è già tornato? Intanto io bevo. Al prossimo bicchiere probabilmente dovrò incrociare un po' le gambe. Prossimo disegno, un pinguino. Però un pinguino a modo mio.
Questo è il nostro pinguino, che pensa a un uovo. Perché pensa a un uovo? Perché purtroppo è appena stato lasciato e per l'inverno contava tantissimo di fare questo uovo nuovo di zecca e metterlo nella sua collezione di uova, che non si sono mai schiuse. Perché se guardiamo da vicino, questa collezione di uova in realtà era fatta di sassi. Perché in realtà questo pinguino era scemo. Cosa stai facendo? No, 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 no! Ho messo in cuffia, Riccardo, 30 minuti del rumore della pipì che scorre. No, no, andiamo al prossimo disegno. Un litro e mezzo ed è arrivato pure lo chef. Prego. Ma perché ci sono dei pezzetti dentro? Ma sembra Coca-Cola. Beh, magari in mezzo a tutta quella roba c'è anche la Coca-Cola. Ma sta piangendo. È bevibile? Sì. È di una concentrazione di malvagità assurdo. Lo butto giù. Non lo invidio per niente. Il mio compito è concluso. Devo andare spedito perché ormai è soltanto questione di tempo. Prossimo disegno. Disegnerò la posizione delle mie gambe in questo momento. Che sto... Ma chi si è inventato st'audio? Volete sapere come sono io sotto questo tavolo? Così. Ma cos'è quella macchia, Rick? Ma non c'è una macchia. Non riesco più a capire niente di quello che devo fare. Ho fatto un disegno. Fatemi bere. Cosa? Un altro. E vediamo. Questo è illegale. Nuovo disegno. Disegno l'uomo nero. Qui c'è il letto. Non riesco neanche a parlare con sto cacchio di coso assordante. Ma quanto cavolo ce ne ha. Date la colpa a Francesca se avete paura dell'uomo nero, perché è lei a venirvi a trovare ogni sera e la riconoscete da questa, una piccola faccetta in mezzo alla sua faccia. Bevo di nuovo. È acqua? Ovviamente no. Ma che è? Ma non era lo chef? Una volta mi dava qualcosa? Quella è una bevanda singola, non è mescolata nient'altro. Che cacchio è? Chef del cavolo, chiudi subito la tua attività. Poi c'ha dentro la sabbia. Schifo! Prossimo disegno! Disegna Gollum che canta. Gollum che canta. Fatto. Cacchio. Ok. Aspetta però, farei una piccola pausina per il quarto imprevisto. Indeciso. Consiste che nel prossimo bicchiere dovrai bere, risputare, perché non sei troppo sicuro di berlo, e riberlo di nuovo. In base a quante persone si sabberanno, lo dovrai fare. Questo lo bevi normale e alla fine del prossimo disegno, se la gente si è sabbata, dovrai berlo più volte. Cacchio, è scuro. Sembra il peggiore quello. Ma questo è colluttorio. Era sedimentato tutto sul fondo, cacchio. Ok, la mia faccia in questo momento disegnerò. Non fatelo a casa, trattenere la pipì è un rischio per la salute, quindi io lo posso fare solo perché, anche se non sembra, sono un professionista. Ok, fatto. Quante persone si sono sabbate? 25. Cosa? Scherzo. 2 di base più 2. Potrebbe arrivarne una all'ultimo minuto mentre stai bevendo. Devo buttarlo dentro, ributtarlo qui. Buttarlo dentro, ributtarlo qui. Rimetterlo dentro, ributtarlo qui. Puoi farcela, crediamo in te. Sì, ma già buttarlo dentro la prima volta non ce la faccio. Che schifo. Non devo dire. Nel frattempo si è preso il gusto anche di tutti quelli precedenti. Adesso lo stai ribevendo. Oh, una sub, Federic, grazie. Ok, sei a 2. Man mano diventa sempre di più. Che schifo. Sta risalendo anche quelli prima. Non parlo video di più. E siamo a 3. Ora è caldo da bere. Questo è il quarto e poi c'è il quinto. Vai. 4, bravo. Ma ora c'è della roba strana dentro. Che schifo. Posso berlo, posso berlo. Ora puoi berlo. C'è qua una cosa strana.
un canale educativo questo. Cosa posso disegnare? Un gatto persiano? La mia idea di gatto persiano. Ecco qui. Questo è il vostro gatto persiano. Non è quello che volevate, ma è quello che vi meritate. Devi bere. Ah, cacchio. Ma questo sembrava acqua, ma non lo è. No. Ce n'erano altri peggiori. Forse mi sto abituando. Siamo a 2 litri che usciranno dal mio corpo tra 3, 2, 1. Allora, un draghetto. Eccolo qua. Non è il massimo, ma accettatelo. Ok, ecco qua il vostro draghetto del cavolo. Fatemi bere. Io lancerei l'ultimo imprevisto. Lo chef Conrad ha preparato, insieme all'aiuto di altri suoi aiutanti chef, un altro intruglio, ma qualcosa è andato storto. Perché prima erano tutti dei successi. Lasciamo un secondo il nostro cameraman a seguire il nostro chef, che insieme ai suoi aiutanti prepareranno l'intruglio che dovrai bere. Nel frattempo, se vuoi aggiungere un disegnino. Fatemi bere, per favore. Voglio arrivare almeno a 25. Il capo chef è tornato. State preparando di bello. Abbiamo deciso il troppo di grasso alla fine, l'oliva. Geniale, ottima idea. L'avvertimento di morte. È finita. Primo ingrediente, patè di tonno. Buono io. Che schifo. Vinsanto. Iniziamo già a girare perché qui alcuni ingredienti non sono proprio liquidi. Birra. Che schifo. Glassa di aceto. Salamoia di olive. Non uccidetelo. Caffè. Cos'è questo? Dolce piccante. Dolce piccante artificiale. Bravo. Basta. Prossimo ingrediente, sale e succo di limone. Bibita energetica d'arancia, sì. Olio d'oliva extravergine, no, ovvio. Ultimo ingrediente, curcuma. È la chiusura perfetta. No, no, no. Adesso però la decorazione. Voilà. Quello che ti stanno per dare? Sì. Non berlo tutto. Davvero? Lo puoi bere, però ne rischio quando sbocco. Sì, sbrigatevi. Pure l'oliva. Che io odio. No. Posso dire che piace almeno 10 ingredienti. 10? E nessuno che sta bene con l'altro, quindi per favore. Nessuno degli ingredienti si fonde con l'altro, quindi è proprio alla vostra salute. Ha la lingua arancione. Ok, non credo che sarei andato in bagno per questo motivo. Vuoi riprendermi anche mentre ultimo questa sfida? Beh sì. Ma che sì, vai via! Cavolo!